Capitolo 2. Medicina arcaica e medicina moderna. Quando oggi si parla di medicina, si intende con questa parola l'insieme delle conoscenze scientifiche e delle tecniche pratiche che hanno come scopo la prevenzione e la cura degli stati morbosi. In pratica il medico, e ovviamente mi riferisco al medico moderno che opera e agisce secondo criteri scientifici, agisce in primo luogo riconoscendo dei segni biologici, anatomici o funzionali che gli permettono di individuare il tipo di malattia e in seguito dà delle indicazioni o mette in atto una cura che può essere di tipo medico, ovvero basata sull'uso di medicine, fisica, ovvero che usa mezzi fisici come le radiazioni, gli ultrasuoni o simili, o chirurgica, ovvero basata sull'intervento cruento sul corpo dell'ammalato. Per la medicina moderna la malattia è quindi un'alterazione dello stato di normale benessere che si manifesta, a seconda del tipo di malattia, in un insieme di caratteri, di sintomi e di segni e in un particolare evolversi che permette il suo riconoscimento. Per quanto riguarda le cause delle malattie e se possono essere le più diverse, traumatiche, tossicoalimentari, parassitarie, infettive, eccetera. Evidentemente la medicina moderna non ammette cause occulte, né tantomeno prende in considerazione il concetto di fortuna o di sfortuna dell'individuo in relazione al fatto di ammalarsi o meno, né ovviamente può pensare che certe malattie possano avere, oltre ad una manifestazione materiale, anche una dimensione sottile, invisibile al microscopio, e pur tuttavia reale e sensibile per chi può disporre di una sensibilità che trascenda la normale sensibilità oggettiva data dai cinque sensi fisiologici. La medicina antica, e con queste parole non mi riferisco né alla medicina medievale e neppure ad esempio a quella degli antichi greci, che forse furono i primi a ordinare logicamente la pratica medica, riferendola non più ai poteri intuitivi, sensitivi e magici del guaritore, ma ad una enumerazione e descrizione di sintomi, di manifestazioni e di terapie e misure mediche da adottare a seconda dei sintomi, faceva invece uso anche, e forse soprattutto, appunto dei poteri del guaritore o della guaritrice. Poteri che potevano essere acquisiti non con lo studio, così come fa il medico scientifico frequentando l'università o le scuole di medicina, ma con tutta una serie di insegnamenti, spesso illogici, misteriosi e segreti, che venivano impartiti da una maestra di questo genere di cose. Certamente lo scopo di tali pratiche misteriose non era solamente il fatto di poter acquisire dei poteri che permettessero di poter guarire se stessi e gli altri, ma bensì soprattutto di ottenere quell'assoluto equilibrio interiore, quell'imprendibilità da parte degli stati d'animo negativi e quella capacità di vedere, di sentire e di agire anche a fini terapeutici al di là dei limiti della materia, che il fatto di vivere in un corpo di carne pone di norma agli esseri umani. L'acquisizione del potere di guarire gli altri, e anche ovviamente se stessi, era quindi in tale antico contesto uno dei poteri che potevano derivare dal fatto di aver ricevuto un insegnamento di questo tipo, che è, a mio avviso, l'insegnamento più importante e più grande che poteva essere ricevuto. Lo sviluppo delle facoltà acquisite con tale insegnamento portava al potere della chiaroveggenza, ovvero alla capacità di poter vedere le cause occulte degli effetti, nonché di poter sentire in modo del tutto reale ed oggettivo le energie positive e negative che interferiscono con la vita degli uomini e che in certi casi, tra le altre cose, possono determinare l'insorgere di uno stato morboso. Ritengo che l'intuizione estrema, quella appunto delle guaritrici e delle chiaroveggenti, non abbia bisogno di alcuna conferma razionale ed anzi lo spirito logico e razionale su cui si basa la medicina moderna potrebbe avere un effetto inibitorio su tale capacità. La mia vecchia e saggia maestra mi aveva spiegato la differenza e la contrapposizione tra intuizione e ragione con un esempio. Esistono due modi per suonare uno strumento musicale, ad esempio un pianoforte. Un primo modo, che si potrebbe forse definire accademico, richiede l'attenzione logica e mentale, dato che il suonatore deve leggere le note dello spartito della musica che vuole suonare e tradurre le note lette in suoni. Un secondo modo, che potremmo definire intuitivo, prescinde invece totalmente dalla lettura di uno spartito musicale.
Il suonatore, in questo caso, o la suonatrice, avendo sentito una o più volte la musica che deve suonare, la esegue perfettamente senza leggere alcun spartito e senza quindi alcun intervento nell'esecuzione delle facoltà di logica che aveva usato la prima suonatrice. O addirittura si identifica a tal punto nell'armonia da esprimerla attraverso se stessa in modo musicale, attuabile, senza l'intervento del pensiero. Questa seconda suonatrice potrebbe anche essere quindi cieca e riuscire comunque a riprodurre un brano musicale, ovvero potrebbe non avere alcuna nozione di musica, ovvero non conoscere il simbolo delle note, dei tempi, delle varie scale musicali, e pur tuttavia essere in grado di ripetere alla perfezione un brano ascoltato, di manifestare il suo armonico modo d'essere in modo musicale, suonando brani che le vengono da dentro e che non ha imparato da nessuno. E soprattutto in grado di riconoscere, sia nelle proprie sia nelle altrui esecuzioni musicali, le stonature e gli errori. Analogamente, la guaritrice intuitiva riconosce o sente la malattia così come lo stato di squilibrio o di disarmonia che potrebbe dare origine alla malattia, ovvero che potrebbe permettere a una malattia di insediarsi in un corpo umano. In effetti è soprattutto a questo livello che la guaritrice intuitiva generalmente agisce, nel senso che ella cerca di impedire al potenziale ammalato di ammalarsi ed anche ella cerca di impedire alle persone non del tutto salde e forti di diventare potenziali ammalate, ripristinando l'armonia o fortificando ed equilibrando le condizioni psichiche che fanno sì che un individuo possa o meno ammalarsi. Si potrebbe dire a questo proposito che per una vera guaritrice intuitiva la quasi totalità delle persone moderne sono gravemente ammalate, dato che esse sono possedute da quelle disarmonie e quei modi d'essere e di comportarsi innaturali, oscuri, tristi o malvagi e che oggi sono considerati del tutto normali, che impediscono a madre natura, disgustata da tali negatività, di mantenere lo stato di sanità naturale o di intervenire per ripristinarlo. Da tali possessioni, da parte di modi d'essere e stati d'animo negativi prolungati nel tempo, possono derivare degli squilibri anche su un piano somatico e fisiologico che quasi sempre si trasformano in malattie. È necessaria quindi un'azione di riequilibrio, possibilmente preventiva, che non deve essere fatta per categorie. Così come nella medicina scientifica, per la quale ad un certo sintomo di uno stato morboso corrisponde un certo medicamento o un certo gruppo di medicamenti che posseggono un meccanismo d'azione similare. Ciò anche perché la guaritrice intuitiva, così come sente la malattia o la presenza di uno stato di squilibrio che potrebbe diventare un terreno fertile per l'attecchimento di una malattia, sente ed intuisce i rimedi, spesso del tutto particolari e a volte adatti solo a quel caso specifico, per evitare che ciò avvenga. Tali rimedi, inoltre, e questa è un'altra caratteristica che rende del tutto differenti i modi operativi della medicina intuitiva e di quella scientifica, possono essere più diversi e molto spesso non avere in alcun modo le caratteristiche del farmaco, così come oggi è concepito. Infatti, oltre alla somministrazione di tisane e di decotti di erbe, ovvero al consiglio di praticare una certa dieta o di interrompere certe abitudini alimentari, possono essere fatti degli interventi o dati dei consigli che dal punto di vista della logica terapeutica scientifica non hanno alcun senso. Riferendomi alla mia esperienza personale, posso dire che ho ottenuto dei buoni risultati. A volte consigliando di portare in tasca o appesi al collo certi sassolini o certi semi o certi cristalli o anche bigliettini di carta con scritte certe parole o con certi disegni o segni. Altre volte ho consigliato di vestire in un certo modo piuttosto che in un altro, di cambiare abitudini di vita o modi di comportarsi, di smettere di frequentare certi luoghi o certe persone, di togliere certi soprammobili o certi quadri dalle pareti di casa, di profumarsi con delle particolari essenze naturali, di respirare seguendo dei metodi che indicavo di volta in volta, di cambiare il modo di stare seduti, di camminare, di parlare o di pettinarsi ed altre cose ancora più strane. Ho detto che ho consigliato, ma in realtà sarebbe forse più giusto dire che mi è stato consigliato di consigliare, ovvero che tali consigli mi venivano in mente come se mi fossero stati suggeriti. Vorrei sottolineare a questo proposito
che la maggior parte di tali consigli furono ottenuti non in seguito ad un ragionamento, ma per intuizione, come se mi fossero appunto venuti in mente o mi fossero stati suggeriti da una facoltà che prescinde dalla logica e dalla ragione e che fa affacciare al pensiero conscio le risoluzioni dei problemi di questo tipo. Prescindendo dal fatto che dal punto di vista della logica o della ragione tali risoluzioni non abbiano nessun senso. Mi viene da pensare, riferendomi a tali intuizioni, che con ogni probabilità, se pensieri di questo tipo, ovvero suggerimenti terapeutici prescindenti e in contraddizione con ogni logica medica, tentassero di affacciarsi alla mente di un medico scientifico, essi sarebbero certamente scartati e rigettati dal senso discriminante che l'educazione ad un pensiero logico, conseguenziale e scientifico instaura nei meccanismi di pensiero delle persone, che per tutta la vita sono state educate e sottomesse al senso logico delle cose. Tale rigetto avviene probabilmente in una fase antecedente all'affacciarsi alla coscienza mentale, per cui le persone, nelle quali tale dominanza di pensiero logico e scientifico è assoluta, probabilmente non riescono neanche più a percepire, ove ciò ancora accadesse in loro, l'eco di tutta una serie di suggerimenti che a volte potrebbero arrivare anche in forma di immagini o di simboli. Potrei anche pensare che molte persone siano oggi così lontane, o forse addirittura in opposizione con la dimensione da cui provengono tali suggerimenti, che in essi tale facoltà sia assente o del tutto assopita. Per quanto riguarda poi l'identificazione di tale dimensione, ritengo che sia la stessa dalla quale provengono certi sogni profetici, o che fa in modo che certi animali sappiano come comportarsi o cosa fare in certe situazioni, senza che nessuno, se non un istinto innato e che prescinde quindi da qualsiasi forma di apprendimento, lo abbia loro insegnato. Mi piace pensare a questa dimensione come ad una entità trascendente, piena di armonia, di amore e di sapienza superumana, e ritenerla una manifestazione della sapienza trascendente di madre natura. Credo che da tale dimensione possano, così come arrivano ad altre forme di vita nelle quali la naturalità non è stata offuscata o annichilita dal pensiero logico o da comportamenti e modi d'essere innaturali, arrivare anche agli uomini, che abbiano la necessaria sensibilità e che cerchino di vivere secondo le sue leggi eterne, consigli, suggerimenti ed aiuti. Naturalmente questi consigli e questi aiuti non sono certamente limitati al problema della cura delle malattie, ma possono abbracciare e riguardare ogni aspetto della vita umana. Chi riesce a mettersi totalmente in sintonia con questa dimensione diventa, a mio avviso, una vera sapiente, e secondo me la sua sapienza è certamente infinitamente superiore a quella delle creature più erudite e più colte, dal punto di vista del significato che a tali parole viene dato in questi tempi. Se, secondo me, infatti, si paragonasse una persona nella quale parlano liberamente, senza reticenze, l'armonia e la sapienza senza tempo e senza limiti di madre natura, e se questa persona fosse anche analfabeta, così come accadeva e forse ancora oggi può accadere presso certi popoli naturali non ancora sconvolti dalla civilizzazione e dal progresso, con i più grandi cattedratici e professori universitari dei nostri tempi, non vi è alcun dubbio che questi secondi, portatori di una sapienza semplicemente materialistica o logica o discorsiva e comunque priva di magia e molto spesso purtroppo anche snaturata e snaturante, farebbero una ben magra figura, anche se, per via dell'orgoglio e della presunzione loro derivante dal loro sapere scientifico e nozionistico, non se ne renderebbero certamente conto. Se costoro fossero poi posti di fronte a qualcuno che esercita l'antica medicina, ovvero l'arte di guarire usando l'intuizione che permette di sentire e di vedere la causa occulta delle malattie e di consigliare terapie spesso assolutamente insensate dal punto di vista scientifico, essi direbbero che o si tratta di un imbroglio o che il sedicente guaritore è un pazzo o un visionario. Nella migliore delle ipotesi, direbbero che ci si trova di fronte ad una pratica medica di tipo arcaico, nella quale l'attività curativa non ha alcuna efficacia perché è influenzata da concezioni di tipo magico ed animistico. Per cui la malattia viene considerata causata da spiriti ostili o da malefici provenienti da persone nemiche o come una punizione per qualche azione che non è stata gradita da qualche entità sottile e invisibile.
Sempre in questo caso affermerebbero, riferendosi alle tecniche terapeutiche, che il loro supposto meccanismo d'azione avrebbe il senso di richiamare l'anima del malato nel corpo, ovvero di esorcizzare l'entità di malattia o ancora di placare l'entità sottile e invisibile che si era adirata con il malato. Naturalmente concluderebbero affermando che i presupposti delle pratiche curative di tipo arcaico sono assolutamente infondati da un punto di vista scientifico e se possono avere un senso presso i popoli primitivi e ignoranti che non hanno ancora conosciuto la vera medicina, quella che veramente cura le malattie, non hanno certamente alcun senso se praticate all'interno di una civiltà progredita. Inoltre, costoro affermerebbero anche che e a me è capitato più volte di sentire medici parlare in questa maniera. Chiunque si azzardasse ad operare nella società civile ed evoluta secondo tecniche di medicina arcaica dovrebbe essere denunciato all'autorità giudiziaria, processato, condannato e chiuso in prigione. È a mio avviso molto triste, o forse è un segno dell'oscurità dei tempi in cui viviamo, nei quali il senso religioso della natura da cui deriva la medicina arcaica può essere addirittura considerato un reato, che giudizi di questo genere possano apparire, come appaiono all'opinione pubblica, del tutto giusti e sensati. Si potrebbe pensare che le persecuzioni nei confronti di coloro che sono rimaste fedeli ai modi di operare, perlomeno in un contesto medico degli antichi, continuino. E seppur non hanno le caratteristiche di estrema violenza di qualche centinaio di anni fa, quando la professione di levatrice o il fatto di tenere in casa delle erbe curative erano dei motivi più che sufficienti per sospettare una donna di stregoneria, non siano certamente finite. Naturalmente tali persecuzioni si sono adattate ai tempi, perdendo le caratteristiche di isterismo religioso che avevano nel Medioevo e assumendo una veste legale, nel senso che il considerare un'azione criminale la pratica delle cure e delle terapie non basate su criteri scientifici viene spiegato con il fatto che, secondo i luminari della scienza, mentre le terapie scientifiche sono realmente efficaci, quelle intuitive, magiche e di tipo arcaico sono del tutto inefficaci e in genere sono dei veri e propri imbrogli e delle truffe a danno del paziente credulone ed ingenuo, che va tutelato indipendentemente dal fatto che egli possa o meno credere in forme di terapia di tipo arcaico ed anche dal fatto che egli, per mezzo di tali terapie, sia magari guarito. Certamente si deve ammettere che in questo campo gli imbroglioni, i venditori di fumo e coloro che approfittano dell'altrui ingenuità pullulano. E di certo non è facile riuscire a distinguere chi opera onestamente, o meglio chi veramente è in sintonia con la forza guaritrice e risanatrice della natura, al punto da poter riuscire a guarire se stesso e gli altri, e chi non lo è. Anche per questo motivo ritengo che sia del tutto inutile, ai tempi odierni, qualsiasi forma di competizione tra gli ultimi, rari e veri esponenti dell'antica medicina e gli innumerevoli operatori, fautori e sostenitori della medicina moderna scientifica. Le esponenti dell'antica medicina sanno benissimo, se sono veramente tali, di essere in questi tempi delle perdenti. Dato che il loro destino e gli accadimenti che le riguardano devono essere fatalmente legati alla sconfitta di tutto ciò che è naturale, genuino, libero, puro e privo di regolamenti e costrizioni. Esse devono essere delle perdenti, dato che la loro sorte è legata a quella di madre natura, ai suoi boschi, ai suoi fiumi, ai suoi mari, ai suoi animali, ai suoi prati, ai suoi uomini e alle sue donne. Che in questi tempi vengono sporcate, possedute da persone ignobili, inquinate, rese sterili, sottoposte a violenze private di ogni potere e di ogni libertà. In questi tempi regna il freddo e disanimato sapere scientifico, o al massimo il falso sapere degli imbroglioni. E del resto la gran maggioranza dell'umanità è divenuta, seguendo le leggi dei tempi, quasi del tutto insensibile alle cure della medicina arcaica, soprattutto a quelle cure che dovrebbero agire per meccanismi di analogia e di simpatia e che richiedono, per poter agire, la presenza nella persona sulla quale si opera di particolari forze sottili e di una sensibilità animica che oggi è molto difficile trovare nella gente. Per tali motivi è giusto che i più si facciano curare dai medici scientifici, dato che solo con questo tipo di cure possono probabilmente risolvere i loro problemi di salute, così come al limite è anche giusto ed auspicabile che la legge perseguiti coloro che esercitano la professione medica senza le qualificazioni necessarie.
dato che costoro, nella gran maggioranza, sono o degli imbroglioni del prossimo o degli imbroglioni di se stessi, nel senso che si reputano, e magari sono anche reputati, dei grandi maghi terapeuti senza esserlo realmente. Del resto le vere guaritrici intuitive o coloro che esercitano la medicina arcaica reale, essendo a ciò state introdotte da una maestra che abbia loro insegnato il modo di sentire e vedere gli spiriti delle malattie e per chiamare e richiamare le buone forze sottili di madre natura che possono, a loro piacimento e discriminazione, guarire coloro che sono loro graditi, non dovrebbero rischiare in genere di incorrere nei rigori della legge, dato che la loro medicina dovrebbe essere riservata a pochissime persone e senza nulla chiedere in cambio, dato che ciò sarebbe sacrilego. Inoltre esse dovrebbero agire, dato che anche questo è indispensabile perché le cure da loro praticate possano avere successo, nel massimo della riservatezza, se non nel segreto, e solamente con persone sulla riservatezza delle quali possa essere fatto affidamento. A chi non ha tali caratteristiche, possono al massimo essere consigliate delle erbe, non colte secondo criteri magici, o indicate delle diete senza approfondire di più l'azione terapeutica.